corsa, oggi facciamo questo tutorial per mostrarvi come potete realizzare questa maglietta all'uncinetto. Ecco qua, è facilissima e vi darò lo schema con le misure. Questa è una taglia 44 e vi farò vedere come realizzare, se volete, anche il modellino in carta, e poi passo passo come si fa la maglietta e anche come si assembla e come si fanno le rifiniture. Io ho messo questo fiore, che però è removibile perché è una spilletta, chiaramente è facoltativo, se volete potete anche non metterlo. E vi faccio vedere un po' più da vicino la maglietta. È una maglietta traforata, ma io, ecco, la sto portando sotto soltanto il reggiseno, non è molto trasparente, il punto è una via di mezzo, altrimenti potete ovviamente mettere sotto un body in tinta o comunque di colore scuro. Ecco qui, adesso vi lascio al tutorial e vi dico i materiali che ho utilizzato, tutte le misure. E buon lavoro, ciao! Allora, per questo progetto io ho utilizzato 2,5 gomitoli di questo cotone, eccolo qua. Allora, io vi ho dato il disegno, lo schema con tutte le misure, appunto per fare la misura 44 di questa maglia, però per facilitarvi il lavoro potete anche farvi un modello in carta, cioè con quello schemino che vi ho dato e le misure in centimetri ve lo disegnate su un foglio di giornale e vi fate il modellino proprio, e mentre lavorate ogni tanto ce l'appoggiate sopra per vedere appunto se state andando bene con le misure, e anche per regolarvi, insomma. Questo vi facilita molto, io lo faccio sempre. Iniziamo il davanti della nostra maglietta canottiera. Il primo giro sono, la base sono 107 catenelle. Facciamo il nodo iniziale e cominciamo a fare le catenelle e a contare. 2, 3, 4. Abbiamo fatto 107 catenelle, iniziamo il primo giro. Allora, facciamo 3 catenelle, che saranno la nostra prima maglia alta, e poi 4 maglie alte nella quinta catenella a partire dall'uncinetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, qui faccio la prima maglia alta. Ne devo fare 4. Ho fatto il mio primo blocchetto di 5 maglie alte. Adesso faccio una catenella, salto una maglia e di nuovo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4,
e 5. Adesso di nuovo una catenella e 5 maglie alte saltando una maglia sottostante. Vado avanti così fino a finire a lavorare tutte le 107 catenelle. Abbiamo finito il primo giro, che vedete è formato sempre da 5 maglie alte, una catenella, 5 maglie alte, una catenella, 5 maglie alte, una catenella, e si sono creati dei blocchetti, chiamiamoli così, dei blocchetti di 5 maglie separati da un buco. Adesso noi che facciamo nel secondo giro? Andiamo a lavorare sopra ad ogni blocchetto di 5 maglie, poi faremo una catenella per lasciare il buco e lavoreremo nel blocchetto successivo. Quindi nulla di più facile. Iniziamo con 4 catenelle, 2, 3 e 4, che rappresentano le prime 3, la maglia alta, più una catenella. Una maglia alta sempre nella stessa maglia di partenza, finita a metà, quindi mi ritrovo con 2 occhielli. Riprendo il filo per fare un'altra maglia alta nell'ultima maglia del blocchetto da 5 sottostante e la lascio sempre a metà, rimango con 3 occhielli sul l'uncinetto, prendo il filo e chiudo le 2 maglie alte incomplete insieme, mi si forma questo archetto. Una catenella, una maglia alta nella stessa maglia dove ho fatto la maglia alta ad archetto e ho finito il primo blocchetto. Eccolo qui. Una catenella, salto la catenella sottostante e nella prima maglia alta del blocchetto da 5 sottostante faccio una maglia alta. Una catenella, sempre nella stessa maglia della prima maglia alta faccio una maglia alta incompleta, non finita. Prendo il filo e nella quinta maglia alta sottostante del blocchetto sottostante faccio un'altra maglia alta non finita, prendo il filo e chiudo queste 2 maglie alte insieme e rifaccio l'archetto. Una catenella e sempre in questa stessa maglia una maglia alta. Ho finito il secondo blocchetto, facciamone un altro e poi proseguiamo ovviamente nella stessa maniera per tutta la riga. Una catenella, una maglia alta nel mio blocchetto da 5 maglie sottostante, una catenella, sempre nella stessa maglia faccio una maglia alta ma non la finisco. Riprendo il filo, punto nell'ultima maglia del blocchetto, faccio una maglia alta ma non la finisco e quindi riprendo il filo e queste 2 le chiudo insieme. Una catenella, una maglia alta sempre nella stessa maglia e ho finito il mio blocchetto da 5 maglie. Continuo così fino alla fine. Siamo arrivati alla fine del giro. Cosa c'è rimasta? C'è rimasto nelle maglie sottostanti abbiamo il buchino formato dalla catenella e l'ultimo blocchetto di 5 maglie alte. Quindi per finire facciamo una catenella, saltiamo la maglia sottostante
e nella prima maglia alta del blocchetto da 5 facciamo una maglia alta, una catenella, puntando nella stessa maglia della maglia alta facciamo una maglia alta incompleta, non finita, riprendiamo il filo e nell'ultima maglia alta facciamo un'altra maglia alta incompleta. Ne abbiamo due incomplete adesso sull'uncinetto. Riprendiamo il filo e le chiudiamo tutte e due insieme. Una catenella, una maglia alta nella stessa maglia dove ho lavorato la maglia precedente. Ho finito il secondo giro. Il terzo giro in che consiste? In una ripetizione identica del secondo, quindi è facilissimo. 4 catenelle che vanno a formare la prima maglia alta più la catenella. Nella stessa maglia, ecco, mi avvicino così vedete, nella stessa maglia faccio la prima maglia alta incompleta, prendo il filo, vado nell'ultima maglia alta del blocchetto sottostante qui, faccio un'altra maglia alta incompleta, mi ritrovo con due sull'uncinetto, prendo il filo e le chiudo insieme, una catenella e una maglia alta puntata sempre nella stessa maglia. Ho finito il primo blocchetto, quindi adesso devo fare il buchino formato da una catenella e salto la maglia sottostante e rifaccio lo stesso blocchetto qui. Abbiamo finito anche il terzo giro, andiamo avanti col quarto, che finalmente finirà il nostro modulo, che poi si ripeterà identico sempre alla stessa maniera. Quindi adesso la quarta riga è rappresentata da questa qui, cioè da blocchetti di 5 maglie separate dal buchino. Come si fa? Allora, iniziamo. Facciamo 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta. Prendiamo il filo e nella catenella sottostante passiamo sotto per fare una seconda maglia alta. Adesso, in questa maglia di giunzione tra le due maglie alte incomplete, faccio la terza maglia alta. In questa catenella sottostante faccio la quarta e qui in questa maglia qui alta faccio la quinta maglia alta. Finito il primo blocchetto da 5. Una catenella, salto la maglia e qui in questa prima maglia alta punto e faccio una maglia alta, nella catenella una seconda maglia alta, in questa maglia di giunzione tra due maglie alte unite insieme faccio la terza maglia alta, nella catenella la quarta, nella maglia alta la quinta. Abbiamo finito anche questa quarta riga e finalmente possiamo osservare il modulo completo, che è formato da una riga con blocchetti da 5 maglie alte e due righe invece con blocchetti fatti ad archetti invece delle 5 maglie alte. Nel blocchetto c'è un archetto che è formato dalle due maglie alte chiuse insieme. Quindi una riga con 5 maglie lineari e due righe ad archetti. Una riga, 5 maglie lineari,
due righe ad archetti. Andiamo avanti così, sempre uguale per tutte le righe, fino ad arrivare al momento dello scollo, dove dovremo fare lo scollo del davanti e le due spalline. Quindi per adesso proseguiamo sempre così con questo modulo. Allora, adesso io devo lavorare su 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne per fare questa spallina. Arrivo fino qua, poi giro il lavoro e proseguo fino alla fine. Questa è la fila in cui devo fare le 5 colonne con le 6 colonne con 5 maglie alte. Quindi già ho fatto 3 catenelle, maglia alta, seconda, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta, catenella e ricomincio da capo fino alla sesta colonna. Ecco, siamo arrivati alla sesta colonna, quindi una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta. Ho finito. Che faccio? Giro il lavoro e ricomincio da capo con le mie 4 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta più una catenella, la maglia alta non finita, la seconda maglia alta che chiudo con la prima, una catenella, una maglia alta. E vado avanti così solo su queste 6 colonne per 18 centimetri. Abbiamo finito la prima spallina, che sono 16 righe, mentre il busto, eccolo qui, sono 39. Quindi quando arrivate alla 39esima iniziate la prima spallina di 6 colonne. Adesso io ho finito. Cosa faccio? Taglio il filo e lo tiro così. Ecco fatto. E adesso mi dirigo dall'altra parte e rinizio l'altra spallina proprio da capo. Quindi prendo e faccio l'occhiello, il primo occhiello sull'uncinetto, mi prendo l'inizio del lavoro e mi metto qui, conto 1, 2, alla terza 1, 2, 3, alla terza catenella io prendo due fili. Ecco qui, ci vuole un po' di pazienza, ecco, e mi attacco con una maglia bassissima. Sono pronta. Allora, devo fare, riniziare da capo, quindi fare 4 catenelle, le prime 3 che corrispondono a una maglia alta, la quarta è la catenella dell'archetto. E nella stessa maglia inizio a lavorare la maglia alta a metà, che poi completerò. Questa codina me la porto dietro che mi dà impiccio. Ecco qua. E insomma vado avanti a lavorare quest'altra spallina per altre 16 righe e poi chiudo il lavoro. E ho finito la parte davanti della mia maglia. Una volta che avete finito il davanti, per fare il dietro dovete fare esattamente la stessa identica cosa. L'unica differenza è che non c'è lo scollo e dovete fare quindi un rettangolo tutto pieno, quindi in questo modo.
Ecco, io qui sono arrivata, le righe totali sono 55. Allora adesso dobbiamo cucire le due parti, unirle. Allora, si possono unire sia utilizzando l'uncinetto sia cucendo. Io preferisco cucirle perché viene un lavoro meno massiccio e mi piace di più. Poi, come stabilire, chiaramente vengono due facciate, vedete che sono identiche, no? Come stabilire qual è il dentro e qual è la facciata fuori? Ecco. Voi dovete, il dentro sarà quella facciata dove magari ci sono i nodini perché finiva il filo e dovevate riagganciarlo. Quindi con l'uncinetto o con l'ago mandate tutti gli eventuali nodini sullo stesso lato e farete sì che quello è il lato interno. Adesso cuciamo le due parti. Allora, adesso una volta che avete stabilito qual è la facciata interna e qual è quella esterna, voi sovrapponete le due parti per vedere dov'è che dovete cucire. Chiaramente dovete cucire mettendo stavolta di fuori le due facciate che invece poi andranno all'interno, in modo che cucite tutto. E poi risvoltate per avere appunto la maglietta sul davanti, dalla parte del davanti della facciata esterna. E quindi dove dovete cucire? È molto semplice. Allora, dovete cucire a cominciare dai lati, cucite, cucite, cucite fino ad arrivare qui alla 39esima riga. Qui vi fermate. E lasciate scucito fino qui, perché qui andrà infilato il braccio. Poi cucite qui sopra, qui sopra, qui lasciate libero per 16 righe e poi ricucite tutto fino giù. Vediamo. Ho finito di cucire, adesso rivolto il lavoro. Vedete, qui ho fatto i punti. Adesso rivolto dalla parte del dritto. Ecco il lavoro rivoltato. In teoria, se vogliamo fare una semplicissima canottiera, potremmo aver finito già così, ma io ho deciso di fare delle rifiniture a contrasto. E le stesse rifiniture voi, a seconda del vostro gusto, potete farle anche in tinta, non c'è bisogno che usate il colore che uso io. Io userò il nero. Se volete lasciare la vostra canottiera semplice, senza rifiniture, questo è l'effetto finale. La faccio vedere. Per l'estate è carina anche così, no? Altrimenti, se volete farla più rifinita, continuate a vedere questo tutorial, vi faccio vedere come potete fare tutte le rifiniture. Allora, inizio questa rifinitura nel bordo in basso della maglia, lavorando stavolta sul dritto, non sul rovescio come quando l'ho cucita. E mi aggancio con il nuovo filo con una maglia bassissima sulla prima, qui partendo da un fianco, sulla prima delle sottostanti 5 maglie alte. Allora, 4 catenelle. E sempre nella stessa maglia faccio 2 maglie alte, una e due. Adesso salto 2 maglie, una, due, e nella terza faccio una maglia bassa. Prendo il filo, salto altre 2 maglie, una, due, e nella terza faccio una maglia alta, un'altra maglia alta. Una catenella, sempre nella stessa maglia, altre 2 maglie alte. Salto 2 maglie, 1, 2 e nella terza una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 maglie e nella terza altre 2 maglie alte, separate da una catenella da altre 2 maglie alte.
e vado avanti così per tutto il bordo. 1, 2 nella terza maglia bassa, 1, 2 nella terza maglia alta. Siamo arrivati quasi al termine del primo giro. Vedete adesso qui cosa ci manca? Saltiamo 2 maglie, qui in realtà me ne è rimasta una sola perché questo bordo chiaramente l'ho preso da un altro modello, non è studiato per il numero di punti di questa maglia, però voi cercate di adattarlo, insomma, di giocare con un punto in più, un punto in meno per far combaciare la fine del giro. Quindi finiamo nella maglia dove ho iniziato con una maglia alta che vado ad agganciare con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio e così ho finito il primo ventaglietto e da qui adesso mi parte il secondo giro di bordura. Allora, adesso con una maglia bassissima mi dirigo al centro di questo ventaglietto, lì dove c'è la catenella, ecco, e da qui posso far ripartire le maglie. Faccio 3 catenelle e poi 4 maglie alte nella stessa catenella da cui sono partita. Quindi, perché come prima mi conta questa, me ne servono altre 4. 2, 3, 4 e 5. Ok. Adesso vado nell'altro ventaglietto dove c'è la catenella di separazione, faccio altre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'altro ventaglietto sottostante dove c'è la catenella, altre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. E vado avanti così fino a completare il giro. Ecco qua come prosegue il bordo, vedete? Allora, io vi ho fatto vedere che nel secondo giro fate in ogni ventaglietto sottostante 5 maglie alte e ho provato a farne 6 ed ecco qui il risultato. Mi piace di più come cade, quindi scegliete voi se fare o 5 maglie alte in ogni ventaglietto o farne 6. A me sembra che, diciamo, per il tipo di filato che sto lavorando stringe meno con 6 invece che 5. Quando siete arrivati alla fine, avete fatto l'ultimo gruppo di maglie alte 5 o 6 a seconda dello schema che avete scelto, vi agganciate con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio. Ecco qua. Vi agganciate e basta, chiudete il lavoro, il bordo della parte bassa della maglia è finito. Quindi abbiamo fatto lo stesso bordo a ventaglietti che vi ho fatto vedere a bordo manica, bordo scollo e alla fine è nel bordo in basso della maglia. La maglia è finita, io ho realizzato questo fiorellino sovrapposto fatto come una spilla che si può togliere e mettere e ci ho cucito una perlina nera in mezzo. Se volete vedere come i fiori, ci sono tantissimi modelli di fiori. Io ho fatto un video su un fiore a spilla, potete cliccare qui per vederlo. Lì lo vedete in lana, ma chiaramente si può fare anche in cotone.
altrimenti se volete il tutorial di questo fiore in particolare me lo dite e ve lo faccio. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e buon lavoro. Ciao, al prossimo tutorial.